È da oltre 50 anni un paese fantasma. È l'ultimo relitto italiano della Seconda Guerra Mondiale, un relitto che però fa storia e memoria, dona a tutti un monito importante, che le guerre non sono mai un bene. Stiamo parlando di San Pietro Infine, piccolo borgo del Casertano al confine con il Lazio, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu uno dei teatri della battaglia per la liberazione italiana. Queste rovine poi sono rimaste così come oggi le possiamo, se vogliamo, ammirare, e sono diventate un museo all'aperto dove si racconta la storia della Seconda Guerra Mondiale in Italia con le sue atrocità e i suoi orrori. Il paesino era la chiave di volta per raggiungere Roma, e per conquistarlo gli alleati, gli americani in particolare, non si fermarono davanti a niente. 1000 furono i Rangers del Texas che morirono, mentre dei caduti tedeschi non si è mai saputo nulla. Su circa 1500 abitanti, purtroppo quelli che morirono furono un 10% della popolazione e il 50% si salvò proprio rifugiandosi in queste grotte. Mia madre è stata qui durante la distruzione, durante la battaglia, e dà un racconto di quei giorni molto, molto triste, molto cupo, per anche un messaggio di inno alla vita che riprende, al lavoro che riprende dopo la distruzione, quindi un messaggio di grande ottimismo nello stesso tempo. Il paesino nel giro di una settimana fu completamente raso al suolo. Gli alleati fecero esplodere in tutta la zona circa 1 milione di colpi di cannone, usarono tutte le loro armi pur di conquistare San Pietro. Il direttore Caraccio è responsabile del museo e del sacrario di Mignano di Montelungo. Nel sacrario, nel parco del sacrario, sono esposti alcuni dei mezzi corazzati delle truppe alleate che furono fondamentali durante la battaglia di Mignano, di San Pietro Infine e di Monte Cassino. Ce ne può illustrare qualcheduno? Sì, esattamente qui nel parco artiglieria del sacrario militare di Montelungo ci sono dei mezzi che rievocano quelle battaglie. Con esattezza abbiamo un carro Sherman americano e un modello 106. In più abbiamo un obice che hanno usato i polacchi nella battaglia del cimitero polacco di Monte Cassino. Perché è importante quel cannone? Perché rievocano la presenza degli alleati per la battaglia a Monte Cassino. Furono oltre 130 gli abitanti di San Pietro Infine che morirono. La maggior parte però si salvarono nelle grotte della zona. E tutti quanti ce ne andavamo in montagna. E andammo sotto a una grotta, una grotta grande, stavamo più di 50 persone. Ora da qualche anno il comune sta recuperando l'antico borgo. Carlo Rambaldi, il mago degli effetti speciali del film E.T., ha realizzato un centro didattico multimediale sulla storia del paese fantasma. Le antiche pietre del Monte San Mucro stanno ritornando a vivere. Noi vogliamo che questa città, in fondo poi ha subito questo dramma della distruzione, possa essere di esempio e di monito. Di esempio nel senso di dare alla gente, far vedere alla gente che cosa è stato la guerra, che cosa ha prodotto la guerra, e nello stesso tempo la gente tiri fuori da questo nostro, diciamo, questa nostra sistemazione il messaggio di non fare più la guerra. Quindi... Al centro del paesino disabitato, oltre agli spazi comuni, è stato realizzato anche un albergo a 4 stelle, il San Pietro, una terrazza sulla storia. Insieme con il Festival del Cinema di Guerra, che si tiene ogni settembre, è un segno della nuova vita che nasce. Perché San Pietro non sia più la Pompei della Seconda Guerra Mondiale, ma anzi una novella Lourdes dove andare in pellegrinaggio a riflettere sugli uomini e le loro follie.